10 manga sportivi che ti consiglio. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati a questa nuova lista del lunedì. Oggi vi parlerò appunto di manga sportivi, quelli che in Giappone sono conosciuti solitamente come Spokon, anche se in realtà non è propriamente corretto, perché lo Spokon è un tipo di manga sportivo che sicuramente si sviluppa negli anni 60, bene o male, con la nascita di questo genere, che avverrà con un titolo che è anche in questa lista, e si sviluppa pian piano appunto durante gli anni, ma diciamo che va a decadere in qualche modo grazie a quella che era anche l'economia giapponese, dato che lo Spokon è un tipo di fumetto sportivo molto molto legato ad una rinascita anche che c'era soprattutto nel dopoguerra, ma non tanto per un periodo storico quanto per il fatto che fosse un tipo di fumetto sportivo dedicato proprio a quelle che erano imprese fatte con estrema fatica, sudore, lacrime e tante botte anche che venivano date solitamente dagli allenatori verso i loro atleti. Quindi, a mio modo di vedere, poi non so se sono nel giusto oppure no, ascrivibile a un periodo, bene o male, un'opera dove c'è sì l'impegno sportivo, ma non c'è appunto quella tenacia che vedremo nei primi Spokon fino ad un dato periodo, allora a quel punto secondo me si tratta semplicemente di manga sportivi, anche se per convenzione ormai comunque si utilizza il termine Spokon e non è sicuramente una cosa così importante, ci tenevo solamente appunto a fare questa piccola chiosa iniziale. Detto ciò, partiamo subito con i titoli in lista e il primo non poteva che essere un'opera di un autore che amo tantissimo, Tsutomu Takashi con Tetsuan Girl. Un'opera ambientata appunto dopo il secondo dopoguerra, quindi quando il Giappone era totalmente a pezzi, sconfitto e umiliato dai suoi avversari in questa grande guerra che purtroppo ha fatto tanti disastri, e al centro della vicenda c'è una ragazza che si impegna tantissimo non solo per risalire la china appunto in quanto cittadino giapponese dopo quello che il Giappone aveva passato, ma anche proprio come donna, come individuo, dato che al centro di questo manga, più che la parte sportiva, ben presente comunque perché la ragazza farà appunto parte di una squadra di softball che verrà creata da un uomo molto lungimirante, ci sarà appunto anche tutta la rivalsa non solo dell'individuo in quanto tale, ma anche proprio dell'essere femminile, che in Giappone purtroppo è sempre stato visto con un'aria di inferiorità, cosa che fortunatamente è stata sempre combattuta da donne come la protagonista di questo manga. Se vi piacciono le arti marziali miste, dovete assolutamente leggere All Rounder Meguro di Hiroki Endo. Un'opera sulla quale c'è poco da dire effettivamente a livello di trama, perché non è che ci sia tutta questa fantasia. È un manga molto 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 tecnico, nel senso che vedremo effettivamente allenamenti, combattimenti, ci sarà spazio per un po' del pensiero del protagonista Meguro e anche del suo amico di infanzia Shoto, che poi diventerà il suo avversario principale, ma quello che è la sostanza, il cuore pulsante di quest'opera è effettivamente lo sport al 100%, quindi le arti marziali miste, quelle che sono conosciute come MMA. Direi che se cercate qualcosa di prettamente tecnico e realistico, allora All Rounder Meguro è quello che fa per voi. Se invece cercate qualcosa di totalmente opposto, allora dovreste leggere Ice Shield 21 di Riciro Inagaki e Yusuke Murata. Dico così perché nonostante c'è sicuramente una parte molto importante dell'opera che appunto ci parla del protagonista Sena e dei suoi allenamenti, del suo percorso, della sua carriera nel football americano, infatti lui si iscriverà proprio a questo club in circostanze diciamo abbastanza divertenti, ma la maggior parte dell'opera poi secondo me punterà su quelle che sono le trovate comiche, le gag, delle situazioni davvero assurde che si verranno a creare tra Sena e i suoi compagni e i suoi avversari e gli allenamenti incredibili che dovranno affrontare, quindi ecco, sicuramente Ice Shield 21 non è il manga per chi vuole un manga sportivo totalmente serio e realistico, ma bensì per chi si vuole divertire leggendo anche le gesta di un gruppo di ragazzi giapponesi che si trova alle prese con uno sport sicuramente non tra i più famosi né in Giappone né qui in Italia, ovvero il football americano. Poi vi consiglio assolutamente Tiger Mask, conosciuto in Italia come l'uomo tigre, di Ikki Kajiwara e Naoki Tsuji. Il wrestling non è uno sport! Certamente che il wrestling è uno sport, caro bimbo minchia.
Qualsiasi attività dove ci sia dell'attività fisica è uno sport. Quello che molti di voi confondono con sport è attività agonistica. Non deve per forza essere agonistica una cosa per essere sport. Se voi fate una partitella di calcio con gli amici, è sport, anche se non c'è di mezzo la Champions League. Assolutamente, l'Uomo Tigre di Ikki Kajiwara è un'opera da consigliare perché incarna proprio quelli che sono anche un po' i leitmotiv delle opere di Kajiwara, quindi la ripresa dopo una grandissima sconfitta che rappresenta solitamente quella della guerra. Così come vediamo anche nel capolavoro di Kajiwara, ovvero Rocky Joe, che non è in questa lista perché è già nella mia top 10 shonen, ne ho parlato miliardi di volte, quindi questa volta volevo parlarvi di un'opera diversa. E l'Uomo Tigre appunto sicuramente fa al caso vostro perché è l'incarnazione perfetta di uno Spokon, allenamenti massacranti con allenatori che arrivano quasi a uccidere i propri sottoposti. Sto parlando ovviamente della mitica Tana delle Tigri. Tantissimo sacrificio da parte di Naoto Date, che è appunto il protagonista dell'opera, che poi farà ripagare questo sacrificio, diciamo, grazie alla gioia che darà ai ragazzi dell'orfanotrofio che andrà a finanziare con le sue vittorie. È anche una bellissima crescita personale, da personaggio totalmente negativo, quasi un anti-eroe, a un vero e proprio eroe come si deve. Poi vi consiglio assolutamente Ping Pong di Taiyo Matsumoto. Se volete di questo potete anche guardare prima eventualmente l'anime di Masaki Yuasa, che è fatto molto molto bene e non toglie assolutamente nulla alla lettura poi del manga. Ma se volete partire direttamente dal manga fate benissimo. Un'opera davvero bella che anche qui parla di uno sport sicuramente non tra i più famosi, il ping pong o tennis tavolo che dir si voglia, e ancora di più sicuramente una bellissima amicizia tra Tsukimoto e Oshino, chiamati Smile e Peko, un'amicizia che veramente vi scalderà il cuore per la loro crescita personale incredibile e per quanto realismo possa mettere Taiyo Matsumoto in un'opera del genere, soprattutto il realismo che lui riesce a mettere nei rapporti di ragazzini molto piccoli, perché ormai sappiamo che Taiyo Matsumoto è davvero il cantore della fanciullezza per il modo incredibile in cui riesce a descrivere alcuni periodi della vita che sembrerebbero facili ma non lo sono assolutamente, anzi sono probabilmente tra i più difficili di sempre. Lo stesso discorso che facevo con Ikki Kajiwara posso farlo con Mitsuru Adachi, un autore che è famosissimo per le sue opere sportive e del quale appunto ho già parlato in diverse occasioni, mettendo ad esempio nella mia top 10 shonen Touch, il bellissimo Touch, che parla di quello che è lo sport nazionale giapponese, ovvero il baseball. Invece questa volta voglio consigliarvi Raph, un'opera più breve rispetto a Touch, ma altrettanto bella secondo me, che mette al centro anche qui una sorta di amore molto particolare, perché si tratta di due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che sono appartenenti a due famiglie rivali. Entrambe le loro famiglie infatti hanno delle pasticcerie che da anni ormai sono in piena rivalità. Nonostante sembra che anche tra di loro ci sia questo odio, in realtà forse non è proprio così. Ovviamente tutto il loro sentimento verrà sviluppato attorno a quello che è lo sport. Non il baseball in questo caso, ma bensì il nuoto, anche se poi in realtà vedremo altre decine di sport intersecarsi attraverso altri personaggi molto importanti. Poi, sempre di Ikki Kajiwara, vi metto una cosa che ho letto e sto leggendo di recente perché sta uscendo ora in Italia, ovvero Kyoji no Oshi, la stella dei Giants. E va messo per forza perché è l'inventore degli Spokon, il manga che ha gettato le basi per questo genere. Una storia super drammatica, appunto in pieno stile Spokon anni 60-70, di un genitore che insegna al figlio tutto quello che sa sul baseball proprio perché vuole riversare su di lui quello che è il suo sogno, non so se dire di fama, di successo o di gloria semplicemente, perché lui non è stato purtroppo in grado di raggiungerlo a causa di un infortunio e quindi passerà tutto al figlio, che però inizialmente non sembrava neanche così convinto di volerlo fare, ma che piano piano invece si affezionerà tantissimo al padre, capirà quelli che sono i suoi insegnamenti e soprattutto comincerà ad amare il baseball. Ovviamente di questo non ho ancora letto tutto perché sto in pari con l'edizione italiana che è arrivata per ora al terzo volume nel momento in cui sto scrivendo, quindi non posso dirvi granché,
però è pieno di scene epiche, non solo riguardanti le partite di baseball, ma anche proprio sull'amicizia, su alcuni sentimenti molto molto forti che si vengono a sviluppare grazie allo sport anche in certi casi. Anche Takehiko Inoue ha fatto tanti manga sullo sport molto molto belli, ma in particolare in questo caso, dato che di Slam Dunk vi ho parlato in lungo e in largo, voglio consigliarvi Real, un'opera che, come dice il titolo, è molto reale, anzi, ancora di più. Questo perché parla non solo in modo realistico di quello che è il basket, il grande amore dell'autore Takehiko Inoue, ma parla del basket per disabili, quindi i personaggi protagonisti di quest'opera sono ragazzi che hanno avuto degli incidenti e che non possono più usare le gambe, o che non possono farlo dalla nascita, o ancora magari in seguito a una malattia, quindi sicuramente ci vengono presentate delle immagini, delle situazioni molto molto drammatiche. Ma grazie proprio alla forza di questi protagonisti, probabilmente spesso maggiore rispetto a quella delle persone normodotate, tra virgolette, li vedremo davvero buttare il cuore oltre l'ostacolo in quest'opera meravigliosa, la cui unica pecca, tra molte virgolette, dato che non è una pecca dell'opera in sé, è il fatto di essere ferma a soli 15 volumi dal 1999. Quindi speriamo davvero che vada avanti, te prego Takehiko Inoue, finisci questo e Vagabond, ma intanto finisci questo. Un'opera sportiva sicuramente un pochino sui generis è anche F, in italiano conosciuta come F Motori in Pista di Noboru Okuda, un autore che conoscerete sicuramente per Dash Kappei, la cui trasposizione animata abbiamo visto in Italia col titolo Gigi la Trottola. Questa è un'opera molto matura che ci parla del mondo dei motori, appunto come dice il sottotitolo italiano, proprio perché l'opera parla di Gumma, il protagonista che è un talento immenso, innato, incredibile per quanto riguarda appunto la guida, quindi per essere un pilota ha tutte le carte in regola, anche se forse gli manca qualche carta in regola, diciamo, per essere un bravo ragazzo, tra virgolette, insomma è molto scapestrato, questo anche a causa del fatto che comunque ha avuto, diciamo, delle difficoltà non indifferenti in famiglia durante la sua crescita, e noi ci troveremo appunto a seguire la sua carriera. Carriera che non sarà sicuramente una cosa tutta rose e fiori, anzi, vedremo tante delusioni, tante cadute nel suo percorso, ma come un vero giapponese con lo spirito del samurai, il nostro Gumma non si abbatterà mai e non si tirerà mai indietro davanti ad una sfida. E infine un altro manga molto simpatico che spesso viene sottovalutato tra le opere di questo autore, ovvero Naoki Urasawa, dato che comunque ha fatto delle opere meravigliose come Monster, 20th Century Boys, è anche normale da un certo punto di vista che qualcuno si dimentichi che Naoki Urasawa ha fatto tante altre bellissime opere. Una di queste è proprio quella di cui vi parlo oggi, Happy. Una storia che inizia in un modo simpatico, ma neanche tanto, nel senso che vediamo la protagonista Miyuki, che è poverissima, deve occuparsi di tutta la sua famiglia, i suoi fratellini e la sorellina, e un giorno le capita una cosa che è proprio la classica tegola, che non ci sta, che non ci dovrebbe mai stare in una situazione così già molto molto penosa. Suo fratello ha contratto un enorme debito con la Yakuza, e la ragazza, per ripagare questo debito, ha davanti a sé un paio di opzioni. Una, ovviamente, diciamo, che riguarda dei lavori non propriamente raccomandabili. L'altra è tornare al tennis professionistico, che aveva messo da parte appunto per occuparsi della famiglia. Grazie alle sue vittorie sul campo da tennis potrà quindi ripagare, forse, questo enorme debito contratto dal fratello. Naturalmente, nonostante il suo talento, non sarà così facile. Tra minacce della Yakuza e atlete che si frapporranno tra lei e i risultati vittoriosi, alcune delle quali particolarmente antipatiche. E questi erano i 10 manga sportivi che vi consiglio oggi. Fatemi sapere qui sotto con un commento quali avete letto, quali vorreste leggere, se avete consigli per me, insomma qualsiasi cosa. Commentate, condividete, lasciate like, iscrivetevi al canale attivando le notifiche, perché è davvero molto molto importante per far girare il video e il canale il più possibile. Oltre a questo, mi raccomando, aprite il box informazioni qui sotto, che è pieno di info utili su dove fare i vostri acquisti con il codice Kirio, quindi Mangayo,
Pumpling e anche i miei link di affiliazione Amazon, la Feltrinelli, IBS, Libraccio, ce n'è per tutti. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!